Ciao a tutti ragazzi, sono Yakidale e oggi siamo qui in un nuovo episodio della serie di Minecraft Pocket Edition. Siamo qui per continuare l'esplorazione di questo fantastico mondo, possibilmente senza morire. Ma prima di fare qualsiasi cosa, visto che nello scorso video abbiamo raggiunto gli 8000 mi piace, continuiamo la sfida e se volete un episodio di Minecraft anche domenica prossima, proviamo ad arrivare a 10000 mi piace. So che si può fare, quindi dai. Comunque, siamo qui appunto nel land. Praticamente lo scorso episodio, oltretutto, è stato anche inutile perché alla fine sono morto e io semplicemente non ho più voglia di tornare fin là perché è veramente lontano quel posto, quindi ho perso praticamente tutto, mi sono fatto questo inventario molto molto basic e a sto punto secondo me, visto che noi siamo andati in quella direzione, un'idea potrebbe essere esplorare in questa direzione per non andare troppo lontani dal punto dove siamo spawnati, quindi iniziamo così, poi vediamo. Tanto di materiali per fare ponti un po' ne ho, quindi non è un problema quello. Tac tac tac, perfetto. E cosa andiamo cercando? Andiamo cercando semplicemente l'elitra, che è una sorta di tutelare che è molto molto interessante e permette appunto di volare sostanzialmente. Adesso qua io non vedo niente. Proviamo ad andare in questa direzione, nell'altra isola. Dai, o se non altro peggio dell'altra volta non può andare, perché veramente possiamo solo fare meglio. Guardate là a sinistra quanti enderman ci sono. Tranquillo Yaki, non li guardare, vedrai che tutto andrà nel migliore dei modi. Procediamo in questo verso allora. Oddio, potrei anche andare di là, però non lo so, cioè vorrei evitare di perdermi, vorrei evitare di morire, quindi mangio. Non sono particolarmente fiducioso di quello che possiamo trovare. Speriamo che il destino ci premi. Non lo so, è che semplicemente non volevo andare troppo lontano, sennò poi è un casino tornare indietro. Tutto ciò potrebbe essere problematico. E credo di essermi perso. Da dov'è che sono arrivato? Da di là? No, no raga, guardate lì. Ragazzi, l'abbiamo trovata, è la barca volante, la nave volante, e dietro c'è anche il castello. Tanta 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 roba. Sì, non capisco se è su un'altra isola o se ci arriviamo da qua. Comunque eccola lì. Sì, vabbè dai, visto che noi siamo super mega forti, cioè arrischiamo un po' e facciamo una roba di questo genere in modo da non fare un altro ponte, perché ho veramente troppa fretta di esplorarla. Dobbiamo andare su lì e poi da lì facciamo un ponte, anche se volendo potremmo anche non esplorare tutta sta cosa, però metti che troviamo qualcosa di interessante e boh, intanto vediamo di non farci prendere da loro. Quindi facciamo così, vediamo se riesco a prenderli proprio ammazzate ignoranti subito. Scherzavo. Mangia Yaki. Ok, uno l'abbiamo fatto fuori. No Enderman, no. No no no. Ok, siamo salvi. Perché ti devi arrabbiare con me? Cosa ti ho fatto? Tu muori. Questo è poco ma sicuro. E già meglio dell'altra volta sta andando. Allora qua vediamo di salire, tanto qua non ci sarà già niente, è tutto sopra. Ormai noi siamo studiati. Ora qua volendo si può già arrivare alla nave, però aspettiamo, la teniamo come ultima cosa diciamo. Qua sopra non ci sarà niente, là non c'è niente. Oddio, cioè mi volete dire che c'è già un portale qua? Che forza ragazzi, tanta tanta roba. Questo qui sarà molto 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 comodo. No 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 no, non così. Allora noi facciamo così, così così così. No Yaki, no no, brutta idea è stata questa, brutta idea, bruttissima idea. Adesso faccio così, faccio la giocatona. No 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 no, devo fare per forza così per non morire. No 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 no, scherzavo. No 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 Yaki, raga no. Che poi il bello è che voi non vedete tutti questi tagli, perché io adesso sono già tornato qui, però ci ho messo 10 minuti solo per riprendermi un arco in modo che possiamo adesso andare a prenderci tutta la roba con un po' di cibo e queste Ender Pearl. Meno male che le Ender Pearl le avevo nella chest, perché se no dovevo stare anche a uccidere Enderman. Questo qui cosa vuole? Io non ti ho fatto niente, tu non mi fai niente, vero? Ok dai, tra l'altro questa qui mi sembra più piccola di quella dell'altra volta, quindi non abbiamo niente da perdere, dobbiamo solo avere calma, uccidere tutti con le frecce e il gioco sarà fatto. Là inizio già a vedere la mia roba. Lui muore. Qua non c'è nessuno, vero? Qua dentro. E scusate, chi è che continuava a spararmi? Adesso voglio capirlo meglio. Dai, ma era qui la roba? Ah, ok, c'è quello lì là. Non prendermi, amico. Ok, non ha capito che io sono più intelligente di lui e adesso lo uccido da sotto. Dov'è che è? Qua? Lì? Dove sei? Che tenero che sei. Oddio, si è teletrasportato, ragazzi. Ok, morto però. Bene, bene, bene. Prendiamoci tutto quanto. Non dirmi che c'è roba lassù perché potrei imparare
impazzire. Il piccone e il ferro che avevo completamente spariti. Non vorrei che siano giù, potrebbero essere là. Anzi, senza il potrebbero, perché vedete là gli oggettini sono piccoli, però ci sono. Adesso prendiamo un po' di vita e andiamo giù con una Ender Pearl. Così dovrebbe bastare, ce la rischiamo un pochino, ma ci prendiamo almeno il pane, il piccone, l'altro arco, il ferro e la cobblestone. E possiamo risalire a sto punto. E poi ragazzi, giuro che io dopo questi due episodi non metto più piede qua, perché veramente sto dando di matto. Adesso qui proviamo ad esplorare questo coso qua, senza farci vedere, zitti zitti, li ammazziamo tutti. Non così, cioè va bene anche così a sto punto, non vedo nessuno. Vedo però una Ender Chest, cosa ci fa qua una Ender Chest? Nelle altre fortezze non c'era, speriamo che dentro ci sia un cacchio, non c'è niente. Vediamo nell'altra allora, oddio no, non cadere Yaki. Oh, interessante. Protezione dal fuoco e protezione 4, ci sta. Subito cambiamo qua e già siamo più protetti. Ma noi non ci accontentiamo, vogliamo molto di più. Sicuramente vogliamo uccidere quello lì. Non ce ne frega molto, allora qua mi pare che non ci sia niente. Sì, non mi sembra, anche perché sopra non c'è niente. Quindi possiamo scendere a sto punto. Di là siamo già andati, allora qua saliamo e poi andiamo a vedere la nave. Cosa vuoi fare contro di me? Cosa vuoi fare, zio? Però anche qui mi sa che non c'è niente, quindi tanto vale. Va bene, siete pronti? È il momento di andare a esplorare la nave, raga. Questo momento potrebbe rimanere nella storia del canale, incredibile ma vero. Potrei morire, potrei sclerare facendo questo ponte, quindi lo facciamo con la massima calma, perché se tutto va bene all'interno di quella nave dovrebbe esserci l'elitra, ovvero la cosa che fondamentalmente stiamo cercando da due episodi. E oddio, no, fermi tutti, non facciamo un approccio ignorante, capito? Allora lui lo uccidiamo dalla lunga distanza. Ce la puoi fare, Yaki, ma perché? Ok, dobbiamo solo aspettare che si alzi. Ok, perfetto, così lui muore. Perfetto, ragazzi, sto diventando forte anche con l'arco. Ok, siete trasportato là dietro, vediamo se riusciamo a prenderlo. No, però non ci dà fastidio, quindi noi procediamo con tutta la calma. E a sto punto possiamo anche entrare da qua, no? Vero che è una bella idea, Yaki? Questo ingresso molto molto laterale. Lì c'è un altro coso da ammazzare. Muori, guardate là dietro. Sì. Ragazzi, nella cornice avete visto cosa c'è? Vediamo anche cosa c'è nelle ceste. Oddio. Tutte e due con saccheggio. No, una con saccheggio 3, una con saccheggio 2. Guardate questa qui. Mamma mia, ci siamo ripagati anche lo scorso episodio praticamente, solo con una cosa. Tanta roba. Sono contentissimo. Vediamo nell'altra. No, raga. A parte i semi di barbabietola. Guardate questo, allora. Indistruttibilità, spine, passo anfibio e protezione. Onesti. Ci prendiamo anche l'elitra. Dobbiamo fare così e ce la mettiamo subito. Perfetto ragazzi, perfetto. Ci sta. Sono contento. Ci prendiamo anche sto coso con due pozioni. Salute istantanea. Sì. Buonissima anche questa. Potrebbe servirci. Qua non mi sembra esserci niente. Perfetto. Neanche qui. E a sto punto, se vogliamo fare gli ignoranti, possiamo concludere l'episodio provando appunto la nostra elitra. Adesso io non so bene come si usa, però teoricamente ci si lancia e poi in volo si preme il tasto per saltare, si spera, e dovrebbe planare, vero? Sì, raga, guardate qui. Oddio, no, non schiantarti, Yaki, non schiantarti. Ok. È stato un volo abbastanza piccolo e soprattutto teso, perché sto tremando, avevo paura di morire, di buttare via tutto il mio lavoro. Però avete visto che funziona, questo è l'importante. Sicuramente avremo modo di usarla nel nostro mondo. E a sto punto voglio ritornare su per concludere l'episodio. Mamma mia, guardate che figo che sono. Quindi con la nave sullo sfondo io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, tanti mi piace per il prossimo episodio domenica prossima. Trovate qui al centro il mio canale per iscrivervi. Qui la playlist con i video di Minecraft e qui un altro video da guardare se volete. Seguitemi su Instagram. E niente ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video.